Dragan Travis, si è conclusa il tie break, peccato perché alla fine alcuni episodi sono stati fondamentali per questa sfida. Sì, intanto un po' di champagne dei vittoriosi, vabbè. Sì, peccato, abbiamo lottato con tutte le armi che potevamo. Anche se è appena finita, credo che ragionandoci un po' su avremmo potuto portarla a casa questa partita. Non so cosa ci sia mancato, è stata una partita molto strana, definita da fondamentalmente battuta e ricezione, tanti ace, tanti errori in battuta e quindi c'era poca pallavolo, poco ritmo. E mi dispiace perché credo avessimo potuto vincere stasera. Senti, un po' si può dire la partita di questa sera è un po' lo specchio della stagione, no? Si sono alternate dei momenti molto buoni ad altri più difficili. Sì, è vero, è stata una partita altalenante come la nostra stagione, però abbiamo lottato anche oggi come abbiamo lottato in tutta la stagione. Ecco, la fotografia, se vogliamo paragonarla oggi, va vista anche in maniera positiva, che insomma questa squadra ha sempre piacere di uscire dal campo a testa alta, l'abbiamo fatto anche oggi, anche se secondo me nello sport conta vincere, però dai, insomma ci siamo comportati bene. Senti, ovviamente adesso sta finendo la stagione, però si penserà poi alla prossima con Dragan ancora al palleggio per Padova. Memore di quello che è accaduto in questa stagione, cos'è che servirà anzitutto a Padova a livello magari mentale? Dopo quest'anno sicuramente si vuole migliorare, vogliamo migliorare noi come giocatori, vogliono migliorare gli investitori di questo bellissimo club. Probabilmente qualcosa si cambierà, adesso non sta a me fare questo tipo di lavori, anche perché io voglio andare al mare. Non lo so, quest'anno forse ci è mancata un po' più di cinismo, esperienza, mettila come vuoi tu, però credo che anche chi aveva poca esperienza si sia comportato benissimo. Io credo che dobbiamo lavorare bene in palestra con qualunque arma noi abbiamo, se avremo giocatori diversi o gli stessi, il pane che dobbiamo mangiare è quello quotidiano, poi i risultati dipendono dalle prestazioni, ma credo che il percorso per arrivare alla sconfitta o alla vittoria è lo stesso, quindi dobbiamo semplicemente continuare a lavorare con serenità come abbiamo fatto quest'anno, con la voglia di migliorarci ogni giorno, con grande agonismo durante gli allenamenti tra di noi e trasferirlo in campo. Questo abbiamo fatto, dobbiamo farlo meglio ancora e questo è l'augurio per il prossimo anno.